Nella Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose, sono tentazioni dannose, sono, come diceva il grande Paolo VI, dicotomie assurde. È vero che camminare insieme è impegnativo e a volte può risultare faticoso. Può succedere che qualche fratello o qualche sorella ci faccia problema o ci dia scandalo, ma il Signore ha affidato il suo messaggio di salvezza a delle persone umane, a tutti noi, a dei testimoni, ed è nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle, con il loro dono e il loro limite, che ci viene incontro e ci fa riconoscere. E questo significa appartenere alla Chiesa. Ricordatevi bene, essere cristiano significa appartenenza alla Chiesa. Il nome è cristiano, il cognome è appartenenza alla Chiesa.